Buongiorno amici esploratori, purtroppo siamo giunti all'ultima puntata della nostra avventura in Thailandia, ma tranquilli, il viaggio non è ancora finito. Da settimana prossima si parte con il Vietnam. In questo episodio andremo a visitare una delle città più antiche del paese, Ayutthaya, l'ex capitale thailandese. La storia della Thailandia è ricca e complessa, con una serie di regni che si sono susseguiti nel corso dei secoli. Uno dei periodi più importanti è quello del regno di Ayutthaya, che ha avuto un impatto duraturo sulla cultura e sulla storia del paese. Il regno fu fondato nel 1350 da Ramathibodi I, questo personaggio qui, che stabilì la città di Ayutthaya come capitale. Situata in una posizione strategica all'incrocio di importanti rotte commerciali, Ayutthaya prosperò rapidamente, diventando un centro politico, economico e culturale di prima importanza nel sud-est asiatico. Durante i primi secoli, Ayutthaya espanse i suoi territori grazie a una serie di conquiste militari e matrimoni dinastici. Il regno raggiunse l'apice della sua potenza nel XV e XVI secolo, dominando gran parte dell'attuale Thailandia, Laos, Cambogia e parte della Birmania, l'attuale Myanmar. Ayutthaya sviluppò anche relazioni commerciali e diplomatiche con paesi stranieri, tra cui la Cina, il Giappone e l'India, e persino alcune potenze europee come il Portogallo, la Francia e i Paesi Bassi. La cultura di Ayutthaya aveva influenze Khmer, Mon e Thai, con un forte impatto della religione buddista Theravada, la stessa processata nell'attuale Thailandia. La città era famosa per i suoi templi magnifici e l'architettura religiosa. Ma ora iniziamo la nostra avventura per arrivare nella città. Voi mettetevi comodi e buona visione. Buongiorno amici dell'avventura, benvenuti a questo non so che episodio di In Thailandia. No, thank you. Quest'oggi lasciamo la bella Bangkok e andiamo ad Ayutthaya, l'ex capitale della Thailandia. Comunque, prima di iniziare andiamo a fare colazione a 7-Eleven. E dopo essersi recuperato il nostro classico tostino, iniziamo l'avventura. Per raggiungere la città ci sono diversi metodi partendo da Bangkok. Il più facile è di certo quello utilizzando un tour operator come Get Your Guide, ma essendo fuori dal nostro budget giornaliero decidiamo di farcela in autonomia. Per cercare la tratta Google Maps non ve la dà, ma non disperiamoci. Noi abbiamo utilizzato Roam to Rio per fare la ricerca e vedere che effettivamente sì, c'è un treno che parte da Bangkok e con qualche spicciolo vi porta direttamente alla vostra meta. Quindi andiamo. Adesso siamo in stazione e aspettiamo il treno. Pagato niente, 15 baht, tipo 20 centesimi per 2 ore di treno. Saremo in terza classe, sarà un'avventura, però è bello anche questo. Raga, saliamo sul treno. Adesso siamo nel treno, molto locale, tipo quello che avevo preso in Egitto per andare ad Aswan da Luxor. In realtà ci sta per 20 centesimi tutta la vita. L'unico problema è che non c'è l'aria condizionata, però vabbè, per 20 centesimi per forza. Il treno non era fatto male, anzi. Certo, un po' spartano, ma non c'è modo migliore per vivere la vera cultura thailandese, che va lenta e in armonia. Ragazzi, siamo quasi arrivati ad Ayutthaya. È stato carino il tipo, perché siccome ha visto che siamo occidentali, si è venuto a dire. La città si presenta già per niente turistica, solitamente gli occidentali vanno solo con i tour, quindi ci troviamo a prendere una barchetta per passare il fiume e ci immergiamo ancora di più in quella che è la quotidianità di questa città. Siamo finiti in un contesto davvero molto molto local, penso il più che abbiamo visto in Thailandia. Ci sono i signori con i pannoloni, ci sono i super pesci che stanno tagliando. Adesso andiamo a cercarci qualcosa da mangiare e poi andiamo in visita ai templi della città. Abbiamo trovato un bel ristorantino in cui mangiare, sperando che sia poco. Al limite prendo la pizza, c'è la pizza a 3 euro, che in realtà è tanto rispetto al cibo, il costo del solito loro, però una bella pizzetta dopo un mese di viaggio quasi. È un po' oscena perché ha posto il pomodoro al ketchup, però vi dirò, ha il suo perché. E dopo aver mangiato la pizza più disgustosa della mia vita, procediamo alla nostra avventura verso i siti archeologici. Pensate che questo è uno dei templi più importanti e antichi di tutta la Thailandia, risale circa al 1300 e ad oggi è uno dei siti archeologici più importanti di tutto il paese. Ci sono statue di Buddha, Ikeri e un sacco di figure di rilevanza storica.
Il primo tempio visitato è quello di Wat Matat. Costruito nel XIV secolo, è uno dei templi più antichi e importanti della città. È nota per la sua storia legata al regno del re Boromaraka I e Rameswan. Il tempio è famoso per la testa di Buddha incastonata tra le radici di un albero, una delle immagini più iconiche della città. Questo fenomeno ha una spiegazione affascinante. In primis, una spiegazione storica. Nel 1767 l'esercito birmano saccheggiò la città, distruggendo molti templi e statue. Durante il saccheggio, numerose statue di Buddha furono decapitate. Dopo questo scontro, il tempio fu abbandonato e la natura prese il sopravvento. La testa di Buddha potrebbe essere stata lasciata a terra e col tempo le radici di un albero sono cresciute intorno ad essa, sollevandola lentamente. Questa ha anche un significato simbolico, infatti la testa incastonata tra le radici rappresenta la resilienza del buddismo e della cultura Thai, sopravvissuti nonostante le devastazioni. Per il popolo questo dimostra anche l'integrazione del buddismo con la natura, suggerendo un'armonia tra l'uomo, la religione e l'ambiente. È un luogo di un fascino unico, sospeso nell'antichità, tra sculture, chiedi e enormi scalinate. Quello che ci mangeremo stasera, buon Matteo. Ragazzi, questa stanza sa tantissimo da pipì di pipistrello. Ormai ci siamo abituati dopo la Pai che siamo entrati dentro la caverna. Pazzesco. È uno di quei luoghi da passarci ore e ore, perdendosi tra rovine antiche. Ma i templi in zona sono davvero tanti, quindi proseguiamo. Adesso sono usciti tutti gli allievi da scuola e stanno facendo la merenda. Sono carini, hanno tutti la divisa. Verso una scuola questa per lì. Sì, il collage. Anche passare in mezzo a questa quotidianità, comunque local, thailandese, sì, mi piace. Adesso stiamo andando a vedere altri tre siti archeologici. Io nel mente sto sempre cercando un mango sticky rice, ma non lo trovo mai. Evidentemente ai ragazzetti non piace. Il prossimo tempio è il Wat Pra Sisanpet. All'epoca era il tempio più sacro situato nel sito dell'antico palazzo reale. Simboli più comuni includono le statue di Buddha in varie posizioni meditative e gli stupa, a forma di capanna che simboleggiano l'illuminazione di Buddha. È un'architettura assurda che ha del fantascientifico. Ma ora proseguiamo. Raga, qui ad Ayutthaya si possono anche cavalcare gli elefanti. Boh, non è una cosa che consiglierei perché mi sembrano abbastanza costretti e sicuramente non sono felice di fare una roba del genere, anche perché hanno la catena e tutte le cose. Poi mi dispiace, cioè, dopo che nel video, uno dei video scorsi, siamo andati in un santuario di elefanti a coccolarli, a lavarli, cioè mi ci sono affezionato come animali. E comunque vederli un po' sfruttati così, brutto, sì, no, molto brutto. Non è per fare l'animalista, ma ci rimango sempre quando vedo gli animali sfruttati in questo modo. Ma ora prendiamo un grab e andiamo al prossimo tempio. Raga, adesso andiamo a visitare l'ultimo tempio di Ayutthaya. L'ultimo sito è quello del Wat Kaiwatanaram. Costruito durante il regno di Re Prasathong nel 1630, il tempio è noto per la sua maestosa architettura e la sua posizione sulle rive del fiume. Presenta una combinazione di stili architettonici Thai, cinesi e Khmer, con una serie di pranks o torri a gradoni che si innalzano verso il cielo. Le torri sono ornate con sculture dettagliate e rappresentazioni di divinità buddiste, creando un'atmosfera sacra e suggestiva. Originariamente era utilizzato per le cerimonie religiose e fungeva da luogo di venerazione e meditazione per i monaci buddisti. Comunque anche qui, come a Bangkok, è possibile noleggiare i vestiti tipici Thai e usarli per fare le foto. Infatti penso ci siano fotografi che vi dà direttamente dove vi noleggiate il vestito, oppure li trovate comunque qui in zona. Deve essere figo, affascinante comunque. Raga, adesso abbiamo fatto la nostra merendina 7-Eleven col costino tattico e ora andiamo a prendere il treno, altri 20 centesimi per arrivare a Bangkok. No, comunque anche qua sono troppo carini, cioè vengono a chiederti se devi andare a Bangkok e per non farti sbagliare binario, sono veramente super super gentili. Sicuri gente, speriamo di trovare da sterci. Dopo un'eternità forse siamo arrivati. Adesso andiamo a mangiare qualcosa. Un buon pad thai da meno di un euro, un buon mango sticky rice che sto aspettando da oggi e scuola. Thank you. Thank you. See you.
Allora vi faccio un quesito molto interessante, ragazzi. Per andare ad Ayutthaya ci sono due possibilità. Una è prendere un treno molto local, lento, e ci mettete il doppio del tempo. Non c'è l'aria condizionata, però si possono abbassare i finestrini e comunque non si sta male. O spendereste 700 volte di più e prendete un volo che ci mettete solo un'ora e all'aria condizionata. Cioè, interessante questa cosa. Cioè, le cose sono: questo qui costa 15 centesimi per 2 ore di treno. Invece l'Express, il Terminal Express, costa 7 euro. Andate, 7 euro ritorno. Cosa fareste voi? Cioè, secondo me è stata un'ottima scelta prendere questo qua. Anche perché, uno, è un'esperienza molto più local. Due, sono un sacco di soldi risparmiati. E so che 7 euro non sembra tanto, però per qui sono tanti. Perché fate conto che con un euro potete mangiare. E mentre torniamo in centro in cerca di un buon pad thai, io vi saluto. Purtroppo sì, siamo arrivati all'ultimo episodio nella terra della felicità. La Thailandia è un paese che mi rimarrà sempre nel cuore, con i suoi mille templi, la sua natura incontaminata e soprattutto per la gente, sempre con il sorriso stampato in faccia, che ti rallegrava per tutta la giornata. Dovremmo tutti nel nostro piccolo essere un pochino più thai, come queste persone che nonostante vivano con poco sono felici. Beh ragazzi, noi ci vediamo settimana prossima perché il nostro viaggio nel sud-est asiatico si sposta nel vicino Vietnam. Non vedo l'ora di condividere con voi anche queste esperienza fuori di testa. Voi mettete mi piace, condividete il video, iscrivetevi e noi ci vediamo al prossimo episodio.